Sindaco, firmato questa mattina un nuovo contratto di igiene urbana, dopo 21 anni, praticamente per i cittadini cosa cambierà? È un momento storico sotto l'aspetto politico-amministrativo, non è solo la firma di un atto giuridico, la sottoscrizione di un atto giuridico, significa dare stabilità ad un rapporto con la società che gestisce il servizio di igiene urbana a tutela dei cittadini, perché il contratto consente ovviamente un controllo puntuale, efficace da parte dell'amministrazione, consente la verifica del rispetto della cosiddetta carta dei servizi, consente anche l'applicazione di misure sanzionatorie nell'ipotesi appunto in cui vengano violati violate le disposizioni del disciplinare, ma significa soprattutto dare solidità, stabilità ad un'azienda oggi trasformata in house e che quindi torna ad appartenere ai cittadini di Romagna, alla quale abbiamo voluto dare prospettiva. La prospettiva la si dà soltanto attraverso un percorso chiaro, una visione che noi abbiamo tracciato di stabilità e che ci dovrà portare necessariamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini teramani, la qualità del servizio quindi, del decoro urbano, il potenziamento ulteriore della raccolta differenziata che abbiamo già migliorato in modo esponenziale, vincendo anche il premio Comune Riciclone. Ecco, insomma, tutta una serie di prospettive che poi ovviamente dovranno avere come punto di caduta una prosecuzione nella riduzione della tariffa che dal 2018 al 2021 con la nostra amministrazione è già stata abbattuta grazie a una gestione al servizio dei cittadini e non della politica, e poi dare a Team quel ruolo che le spetta sull'igiene urbana. Un contratto di 15 anni ci consente di programmare e consentire di attribuire a Team il ruolo centrale di riferimento del subambito provinciale nell'ottica ovviamente dell'entrata in funzione dell'Agir, quindi dell'autorità unica. Team deve essere il riferimento della provincia di Teramo e in questa direzione stiamo andando, a cominciare dall'interlocuzione col Mote.